Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui andiamo ad aprire i pacchetti che compro, che ho voglia di spendere soldi, ma ragazzi sto finendo, quindi calma. Vabbè, comunque, come avete già visto nello scorso video che dovrebbe essere teoricamente già uscito, questo è il secondo video di questa specie di serie che sarebbe uscito indipendentemente e vi ricordo di votare nel sondaggino che sta qua, non lo so. Se questo tipo di video vi può piacere, se quindi possiamo continuare a portarli. Detto questo, oggi andremo ad aprire due pacchi più uno che ho già aperto in passato prima di pensare di fare questa cosa, ovvero due pop e una medaglietta molto molto figa. Per chi le conosce, sono le medagliette, quelle dei sigilli di Bungie. Io direi di andare a iniziare subitissimamente con questo primo pop, che dovrebbe essere un pop teoricamente. Poi vi faccio vedere anche l'altro che sta qua. E quando arriverà la medaglietta faremo anche la medaglietta, anche se per voi non cambierà niente. Quindi detto questo, direi subito di andare ad aprire il pacchetto. Ho comprato questi due pop dallo stesso venditore di Amazon, solamente che uno mi è arrivato tipo dopo due giorni, che è quello che sta di là, e quest'altro invece mi è arrivato dopo un mese e passa. Spero di non averlo rovinato. Ok, no. Questo mi è arrivato dopo un mese e passa. Sono due pop in realtà che il mio obiettivo, ovviamente, come vedete già dalla dietro, è avere tutti i pop di Destiny, perché sono botto fighi. Quindi ho preso questi due non tanto perché mi piacessero, quanto perché erano quelli che costavano di meno. Uno ovviamente mi piace, ma l'altro non tantissimo. Questo qua è quello che mi piaceva e che volevo prendere, ovvero quello di Osiride, che sembra messo anche abbastanza bene. Allora, la scatola è messa bene, l'unica cosa è che è ammaccata la cosa qua dentro. Ve lo faccio vedere. Ok, questo è il pop, vedete qua, non so se si vede bene dal riflesso, forse un po' sì, è ammaccata la cosa. Però considerando che tanto è aperto, l'ho preso da Amazon e è aperto, posso smaccarla io, tanto nessuno si accorgerà mai. Comunque, questa qua è una dei quattro pop della seconda. Ah, qua c'è anche una piccola ammaccaturina, piccola, non so se nemmeno se si veda. No, non si vede. Comunque qua c'è una piccola ammaccaturina minuscola. Ecco, adesso la vedete, proprio piccola, che viene da dentro. Probabilmente gli avranno dato una piccola botta. Il pop in sé comunque è molto molto figo. Vedete, Osiride, i dettagli sono belli, c'è proprio tutta l'armatura del video. Mi piace molto come pop. Dicevo, questo è uno dei quattro pop della seconda serie di Destiny, che sono questi qua, ovvero Osiride, Outhor, Namanda e Gaul. E era uno dei quattro che volevo prendere, sinceramente. Quelli che mi interessavano di più erano Gaul e Osiride. Osiride adesso l'ho preso. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, c'è anche la versione tutta dorata del Bungie Store, che non so se sia più disponibile, comunque esisteva. Passiamo subito al secondo pop, che, come ho già detto, ho già scartato, che è questo, quello di Outhorn con Luis. Questo qua, preso dallo stesso venditore, solamente in condizioni nettamente migliori, cioè nettamente migliori, in realtà è identico, se non fosse per il fatto che appunto questo qua è minimo ammaccato. Ve lo faccio vedere. Questo è Outhorn con Luis. Non è che sia particolarmente bello, nel senso che il personaggio di Outhorn non è chissà che, però come ho già detto era dallo stesso venditore di questo, quindi in realtà la mia idea era di farli arrivare insieme, così non è stato. Costava molto molto poco, presi entrambi su Amazon. La scatola qua è messa leggermente peggio, ha una lieve piega qua, tutta questa qua, e una piccola pieghetta qua, che non so nemmeno se si riesca a vedere. Un minimo, sì, la vedete questa qua. Comunque niente di che, ci sta alla fine. Mi piace. Va bene, quindi questi qua sono i due pop e io dovrò aspettare ancora non so quanti giorni, ma per voi basterà che schiocco la dita e vedrete subitamente la seconda parte. Ok, finalmente, per voi sono passati tipo mezzo secondo, ma per me è passato più di un mese, quasi. Siamo arrivati al pezzo forte del video e andiamo subito ad aprirlo. Non potete capire quanto l'ho aspettato, l'ho ordinato a inizio a maggio, cioè ci hanno messo un mese per spedirmelo e poi tipo due settimane per farmelo arrivare, quindi vabbè. E amen, finalmente, eccolo, non si vede niente perché c'è la plastichina, ma via la scatola, andiamo ad aprirlo. Allora, veramente bellissima la scatoletta, spero si veda, col simbolo della settima colonna, simbolo della Bungie Reward qua. Andiamo subito a sfilare la carta fuori. Mo che bello. Ok, c'è il fogliettino e
Che bello! Vabbè, aspetta, prima andiamo a leggere il fogliettino. Insomma, sei stato un sacco forte in azzardo e ti sei finalmente guadagnato il titolo di Dredge. Ovviamente questa si conserva, perché altrimenti... Raga, che spettacolo, guardate la scatola. Questa è solo la scatola. Non penso si veda, però... Oh, che bello, così si vede benissimo, fuoco, ok? Non penso si veda, ma è pelosetta, no? Tipo il coso dei gioielli. Andiamo subito ad aprirla. Non la voglio aprire. Bam! Che spettacolo. Che spettacolo. Simbolo di Destiny e medaglietta, che adesso tirerò fuori molto delicatamente. Che spettacolo. Cioè, raga, ma quanto è figa. È spettacolare. Veramente bellissima. Adesso la rimettiamo un attimo a posto e andiamo a fare un resoconto del video, di quello che avete visto nel video, che in realtà adesso è tutto là dietro. Ok, mi sono reso conto che non ho acceso la telecamera del telefono, quindi non avete visto l'unboxing sul tavolo, ma vabbè, ve lo faccio vedere rapidamente adesso. Facciamo un piccolo resoconto. La situazione attuale, quella generale. Abbiamo preso quindi Hawthorn, anzi fatemi levare un attimo, apriamo qua, sennò il vetro vede troppi riflessi. Hawthorn, che ci sta, è carino. È carina, vabbè, niente di che. L'ho preso, come vi ho già detto, penso solamente perché costava poco, insomma. E quindi era là. Osiride, che lo volevo, molto figo, anche questo preso su Amazon. Bello, bello. E adesso l'ho messa qua, la cosa, non lo so, troverò penso un'altra collocazione, perché qua non si vede niente. Questo qua è il pacchettino. È molto figo, molto figo. Aperto è così, con la medaglietta super fighissima di azzardo, simbolo di Destiny. Il bigliettino non so dove lo metterò. Detto questo, lo mettiamo a posto. Ora penso che questo qua sarà il primo che vedrete, però ne voglio prendere, cioè il mio obiettivo sarebbe averli tutti, il problema è che devo prendermeli anche nel gioco. E sicuramente prendo quello dello spazzamaledizioni, che ho già finito. Tra poco, se tutto va bene, dovremo finire anche quello del flagello di Riven, ovviamente in orario. E vabbè, insomma, saranno qua, niente. Quindi detto questo, possiamo anche concludere. Ok ragazzi, quindi io penso che possiamo concludere qui il video. Se come al solito vi è piaciuto, lasciate like, commentate e condividete a tutti quelli che conoscete e che non conoscete. Lasciate la bellissima, seguite anche su Instagram, Facebook, con ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, facilissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao. Io sono Gaul, e la tua luce